Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti all'ottava puntata in stagione di calcio di rigore. Come sempre qui con me ad affiancarmi nella conduzione do la buona serata alla nostra Veronica Lisotti. Ciao Veronica. Ciao Daniele, bentrovati a tutti voi. Ottava puntata di calcio di rigore e anche questa sera davvero tante cose da vedere insieme. Partiremo con l'eccellenza per poi spostarci in promozione, anche promozione marchigiana per scendere poi in prima categoria. Davvero tanti le tematiche da affrontare insieme ai nostri ospiti. Il numero per interagire con noi in diretta tramite SMS o tramite WhatsApp è il 333 60 94 299. Come sempre, per chi volesse rivedere la nostra puntata, vi invitiamo a visitare il portale www.romagnasport.com e poi la nostra pagina Facebook calciodirigore.official. E allora siamo subito pronti per partire, do subito la parola al nostro Daniele Emanuelli. Bene, questa sera iniziamo alla mia sinistra, dove ritroviamo sempre con piacere l'opinionista Giacomo Alpini. Buonasera Giacomo. Ciao, buonasera a tutti. Diamo il benvenuto ai nostri studi all'attaccante del Bellaria Saverio Mastroianni. Buonasera, salve. E infine salutiamo e diamo il benvenuto anche a lui ai nostri studi, il capitano e il difensore dell'Igea Marina, ovvero Lucio Della Motta. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Veronica, ieri è stata una giornata molto particolare, purtroppo dobbiamo sentire anche lui, ci tocca Giacomo, torneo d'eccellenza con i Bellari ancora una volta protagonista in negativo però. Sì. Purtroppo sì, è arrivata l'ottava sconfitta, io ci speravo in qualcosa in più, però purtroppo. Come ho detto più di una volta, abbiamo una squadra che appena manca qualcuno dei titolari fa veramente fatica e ieri l'ha dimostrato per l'ennesima volta. Malgrado il sesto gol su 8 partite del bomber qui presente, Saverio Mastroianni, non è bastato. A me dispiace non averne un paio di giocatori simili, però purtroppo per il momento mi devo accontentarne di uno. Ecco, stasera possiamo annunciare in diretta televisiva che Mastroianni sarà il prossimo giocatore attaccante della nuova Felt, giusto Saverio? No, no, Diamo un allora. dispiacere a Giacomo da subito. Saverio, tu dici sì, dici sì. È già fatto. Non rispondo. No, 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 no. Allora, vediamo, possiamo anche discutere, Stefanelli, e poi vediamo chi. Ah, va bene, Stefanelli e Mastroianni, prossima coppia offensiva No, del no, nostro. no, 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 no. Voglio sentire anche il nostro amico Lucio. Lucio, siete la sorpresa di questo campionato in prima categoria perché Righini non lo dice. Io l'altra volta ho provato un po' a spingere sull'acceleratore dicendo che voi rischiate di essere davvero l'unica realtà di Bellaria. Mastroianni adesso chiude un attimo le orecchie, però secondo me sarà così. No, adesso il campionato è appena iniziato, solo 8 giornate, è un campionato ancora lungo, per adesso le cose stanno andando bene, stiamo lavorando bene, però è chiaro che dobbiamo lavorare domenica dopo domenica e vediamo se riusciremo a togliersi delle soddisfazioni. Telegrafico, la squadra che vi ha dato più fastidio fino a questo momento? È il Morciano. Bella, bella risposta. Allora, Veronica, andiamo a vedere con te i risultati e Ebbene sì, classifica del ebbene sì. campionato d'eccellenza. Prego. Ebbene sì, sono 30 le reti messe a segno in questa giornata, davvero tantissime. Cominciamo da Castrocaro, Bellaria Igea Marina 3-1, in panchina è arrivato Massimo Zanzani, classe Granamica 3-1, Corticella Progresso 0-2, derby deciso all'82esimo con l'espulsione di Milani. Prima sconfitta stagionale per il Rimini, dopo 13 risultati utili tra Coppa e campionato, Faenza Rimini 2-0. Daniele, come sempre ricordiamo che ne parlerete poi in maniera più approfondita successivamente a calcio di rigore nella trasmissione Sport Up. Faro Savignanese 3-1, Fiericcione Cervia 2-1, Cervia con il nuovo presidente Gianluca Re, Marignanese Sant'Agostino 1-1, Massa Lombarda Argentana 4-1, Real San Lazzaro Sampierana 1-0. E Sasso Marconi, Old Meldola 3-0, sesta vittoria consecutiva e ben 11 gol in 11 partite per quanto riguarda Noselli. Diamo uno sguardo anche alla classifica, dove troviamo sempre al vertice con 26 punti il Rimini che vanta la migliore difesa con solo 6 gol subiti, seguita poi dal Sasso Marconi con 25 punti, nonché il miglior attacco con 20 gol all'attivo, classe 22, Granamica 20 e poi in zona rossa Marignanese 10, Cervia 8, Sampierana
6 e Bellaria Igea Marina 5. Il capocannoniere Noselli del Sasso Marconi appunto con 11 reti all'attivo. Bella, bella classifica, si fa sempre interessante. Allora, tralasciando quello che è successo ieri al Rimini, come ricordavi tu Veronica, lo analizzeremo dopo in Sport Up a partire dalle ore 20:45. Giacomo, è stato una giornata importante soprattutto per il Sasso Marconi, ma diamo uno sguardo anche a coloro che seguiamo da vicino. Importantissima anche la vittoria della Fiadizzona contro il Cervia. Certo, una vittoria importante anche se sofferta, perché andare sul 2-0 e non riuscire a controllare pienamente la partita è stata veramente una sofferenza per i tifosi riccianesi. Infatti la Fiariccione è stata l'unica delle romagnoli che può sorridere nel turno di ieri. Infatti le altre come il Cervia, la Savignanese, Bellaria, Rimini hanno perso tutte, ma anche lo stesso Marignanese che all'89esimo era in vantaggio sull'1-0 ed è dovuto praticamente ha subito il gol del pareggio proprio agli ultimi minuti e addirittura ha rischiato anche di essere superata nell'azione successiva al pareggio, quindi veramente la Marignanese dà le stelle, non dico alle stalle, però sicuramente ha un risultato che era insperato fino a pochi minuti prima. Per il resto è vero, è la grande giornata del Sasso Marconi, spinto dal suo bomber Noselli che è già in doppia cifra, quindi si fa interessante la classifica, l'alta classifica. Saverio, tu che hai calpestato anche scenari più prestigiosi rispetto al torneo d'eccellenza, quali sono le reali difficoltà del Bellaria in questo campionato? Ma le difficoltà principali nostre sono partite subito, perché comunque quando assembli una squadra in ritardo con giocatori che comunque sono arrivati tardi di preparazione, metterli insieme subito non è facile, molto difficile, anzi, anche se affronti l'eccellenza e comunque trovi squadre organizzate che sono partite un mese e mezzo prima, questa è già una problematica seria. Poi ci sta che magari ti gira anche un po' male e ti trovi in questa situazione, però io sono comunque fiducioso, secondo me noi possiamo uscire fuori, però se ne esce fuori parlando poco e lavorare tanto e far vedere da domenica prossima subito in casa col San Lazzaro. Ti faccio una domanda che farebbe, se fosse qui presente in questa trasmissione, il nostro Lorenzo Baldisserri. Le difese in questo campionato sono così fragili come dice lui, tu da attaccante che comunque hai una determinata esperienza, come le trovi? Guarda, io sinceramente posso fare un paragone con le Marche e l'Abruzzo, gli ultimi due campionati di eccellenza che ho fatto. Secondo me è vero, l'eccellenza romagnola è un po' quella più scarsa. Ecco, questo è importante. Sincero, io sono molto sincero. E mi preoccupo perché stai dando ragione a Baldisserri. Allora, intanto Lucio, i tuoi compagni di scuola ti vogliono bene. Della Motta non metterti di profilo, ci vogliono 3 telecamere per il tuo Bernasino, tutti i messaggi così. Ti vogliono bene, salutali pure Lucio. Domani gliela facciamo pagare, domani gliela facciamo pagare. Allora, madame, cosa andiamo a vedere adesso? Andiamo a vedere il servizio relativo alla Fiariccione. La Fiariccione batte il Cervia con una prova convincente grazie ad un primo tempo autoritario che ha permesso in 90 secondi di segnare le due reti che hanno spianato la strada ai riccionesi. Buona comunque anche la prova del Cervia, soprattutto nella ripresa. All'ottavo la prima azione di Marche riccionese, palla sulla destra, Gravina si accentra e di sinistro calcia verso la porta, Montanari blocca. Al nono la FIA protesta per un dubbio contatto tra Tamburini ed un difensore cervese, l'arbitro Moretti facendo di proseguire. Al decimo ancora Fiariccione in cattedra, sempre con Gravina, la cui conclusione però viene deviata. Al 25esimo il Cervia costruisce la sua prima conclusione con Balducci, con una botta da fuori area fuori di poco. Al 30esimo si fa vedere ancora il Cervia su palla da fermo, bello schema da corner che libera il tiro Chiasetti, ma la difesa riccionese si rifugia in corner. Al 33esimo arriva il vantaggio riccionese, accelerazione letale di Savioli sulla sinistra, il numero 11 della FIA entra in area, alza la testa e serve la corrente Lunedei che insacca per il vantaggio. Primo gol in campionato per il giovane numero 10 prodotto del vivaio riccionese. Passa un solo minuto e la Fiariccione raddoppia.
Ancora Savioli, protagonista sulla sinistra con una bella incursione, il vice capitano apparecchia questa volta per Gravina, bravo nella deviazione vincente, è il raddoppio. Secondo tempo con gli ospiti meno timidi che provano a rimediare al doppio passivo. Al 23esimo il Cervia interpreta la seconda frazione con un altro piglio e raccoglie i suoi primi frutti con un'incursione di Cometti. Grassi gli si frappone davanti toccandolo. Per l'arbitro è rigore, dubbia l'ammonizione. Sul pallone si porta il neo entrato Bonavoglia che accorcia così le distanze. 2-1. Al 31esimo Savioli salta un difensore e da fuori area lascia partire una bordata di destro. Montanari si salva in qualche modo. Il Cervia ci prova con una punizione 2 al 40esimo con Bondi, ma la difesa dei padroni di casa fa muro. Sono 6 i minuti di recupero accordati al termine del match e gli ultimi brividi arrivano però addirittura al 97esimo con tutto il Cervia in avanti. Sull'ultima rimessa laterale, ospiti che protestano per un presunto fallo da rigore. L'arbitro Moretti però da due passi lascia ancora proseguire e da lì si innesca il contropiede di Serafini che interpreta anche l'ultima azione del match, ma la conclusione è fuori di poco. 3 punti meritati per la Fiericcione che continua così il suo buon momento, Cervia che dimostra di essere comunque in buona salute. Secondo te, Saverio, riuscirete a fare un'impresa vedendo la classifica questa sera, no? Vedevamo prima, intanto prego la regia di mandare il prossimo turno così ci portiamo un pochino avanti. Il Bellara, secondo te, ha la possibilità di uscire realmente fuori da questa situazione così complicata? Perché già, come l'abbiamo visto e sentito più volte nel corso dell'annata, noi ci scherziamo un po' sopra, però dispiace vedere una squadra che era in Lega Pro così in fondo alla classifica nel massimo torneo regionale. Sai, mancano talmente tante partite che è da folli non avere una speranza, non c'è. Secondo me è un discorso che ora non si può fare, ora si deve fare solo il discorso di fare i punti prima possibile, guarda, perché comunque una classifica abbastanza corta, vinci 2 partite e magari ti trovi lì, però le partite non si vincono o andiamo a vincere, si vincono lavorando bene in settimana, essere tutti con la stessa cattiveria agonistica e ripeto sempre le stesse cose, alla fine con i 3 punti ti puoi trovare in un attimo lì, in mezza classifica. Poi le squadre sono tutte dello stesso livello, io non vedo una squadra che schiava, anche il Rimini stesso che era appena arrivato, io non è che ho visto questa squadra che può ammazzare il campionato, anzi al contrario, la squadra che più mi ha impressionato forse a livello agonistico è Classe, sì. Sinceramente, però magari Rimini ha qualche qualità in più e magari vincerà lo stesso, però è un campionato molto equilibrato, quindi basta veramente poco per mettersi lì un'altra volta. Lucio, tu che idea ti sei fatto rappresentando l'altra realtà di Bellaria, vedendo la squadra prima cittadina in questa situazione attuale di classifica? Beh, si sa che ci sono delle difficoltà, è chiaro che come diceva Saverio, dovranno lavorare in settimana, domenica dopo domenica, per cercare comunque di uscire da questa situazione. E tu da capitano dell'Igea, Saverio, gli daresti un consiglio utile, soprattutto per Giacomo, altrimenti ci muore qui in diretta, di rimanere e di non ascoltare le sirene del mercato invernale? Beh, io penso che debba fare quello che si sente. No, aspetta. No. La domanda era precisa. E la risposta deve essere precisa. No, quindi devi rimanere. Ok, così. Ora ci siamo. Va bene. Così mi va bene. Allora, il prossimo turno sarete impegnati contro il Real San Lazzaro. L'abbiamo già visto grazie anche alla complicità del nostro Stefano Papini. Stefano, ti pregherei di farci vedere appunto adesso classifiche e risultati del campionato di promozione. Così ci portiamo un po' avanti e andiamo a vedere appunto nel dettaglio quello che succede ieri. Prego Veronica. Bene, sì, 11esima giornata, 11 anche le reti a segno. Bachia Calcio Cotignola 0-1. Fosso Ghiaia Tropical Coriano 0-1, decide il colpo di testa di Dieng. Gambettola Giovane Cattolica 0-0, pareggio d'occhiali anche fra Gatteo e Savarna. Real Dovadola Diegaro 0-1, a decidere qui invece è Bacci. Ronque del Weiss Turcunca 0-1, 1-0 invece fra Russi e Stella. San Pietro in Vincoli Reda 2-2 e Valle Salvio Calcio del Luca 0-2.
Passiamo a vedere la grafica riguardante invece la classifica con il capocannoniere che continua a essere lui, Farabegoli del Ronco del Vais con 10 reti all'attivo. Abbiamo il Russi a 29 punti in testa alla classifica che vanta anche la migliore difesa, 3 sole infatti le reti incassate. A 22 punti Reda, Diecoro e Calcio del Duca, seguono San Pietro e Vincoli 19, Ronco del Vais 18, a chiudere la classifica Fosso Ghiaia e Valle Savio 7, Rialdo Badola 6 e Savarna 3, il miglior attacco con 21 gol all'attivo è proprio quello del Ronco e del Vais. Giacomo, abbiamo visto ieri un risultato anche sorprendente, Gatteo che aveva iniziato benissimo questo campionato che pareggia contro una delle ultime formazioni della classe. Sì, ero là a vederla, visto che non avevo trovato nessuno per andare a Castrocaro, allora ho deciso di arrivare a stare più in zona e sono andato a vedere il Gatteo Savarna. È stata una partita molto equilibrata e con poche emozioni, ma aspettavo molto di più dal Gatteo, anche perché, come hai appena ricordato te, aveva fatto una partenza di campionato veramente buona e poi in questo periodo invece sta un po' calando. Il Savarna ha fatto la sua discreta partita, doveva portare via un punto, ricordiamo che è l'unica squadra che non ha ancora vinto del girone, quindi sicuramente fare un punto fuori casa per loro era veramente importante e quindi mi aspettavo molto di più da questo Gatteo. Fa il suo compitino, vediamo nei risultati, Tropica Coriano che vince sul campo della quart'ultima in classifica di misura. Sì, questo girone nella giornata di ieri veramente ci sono 5 vittorie esterne, quindi veramente il fattore campo è saltato. E pareggio tra due neopromosse, tra Giovane Cattolica e Gambettola, rimanendo qui nel Riminese, analizzando questi risultati. Sì, questo è un pareggio un po' poco spettacolare al confronto quello del San Pietro e Vincoli, che veramente c'è stata una gran bella partita. Lui non ce la fa più, allora lancialo tu Veronica, guarda, con questo San Pietro e Vincoli, va bene, poi andiamo a vedere. Allora andiamo a vedere intanto il servizio relativo a Russi, Stella. Il San Pietro e Vincoli continua a difettare in fase difensiva, altre due reti incassate che non recano sospiri di sollievo al tecnico Freschi che vede allontanarsi la vetta. Ospiti già avanti al quinto quando, approfittando di uno svarione difensivo, Giordumi serve Bali che è libero di concludere dando il vantaggio ai suoi. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, dal traversone di Migliaccio arriva puntuale la zampata di Casadio che ristabilisce la parità in campo. Ma la gioia dura solo un giro di lancette perché il botta a risposta è immediato con Bali che questa volta serve la corrente Marocchi che ha il tempo di girarsi e di concludere nel migliore dei modi verso lo specchio della porta avversaria. Il San Pietro in Vincoli si mette in mostra con Collini che però non trova l'esito sperato, come del resto Guerra quando da fuori aria mette alla prova i riflessi di Senofieni. Dallo stesso corner arriva il diagonale di Baldinotti, senza fortuna. La fortuna in San Pietro sembra trovarla quando Migliaccio si procura il rigore che lui stesso si incarica di calciare, ma la mira risulta essere imprecisa. Dal corner il Reda prova a siglare i tris, ma Rossetti viene anticipato dal tempestivo intervento di Barzan. Nella ripresa in San Pietro in Vincoli ha voglia di pervenire a pari, Migliaccio chiama la presa a terra Senofieni, poco dopo lo stesso Collini ad avere l'occasionissima per il pareggio, ma calcia alle stelle. Mentre dall'altra parte il Reda ha l'occasione per chiudere i conti con Giordumi che tenta il pallonetto della vita con la sfera che termina fuori. Senofieni invece viene chiamato a un nuovo intervento quando su una conclusione velenosa di Carrozzo è costretto a rifugiarsi in angolo. Ma l'assedio continua, della Pasqua ruba palla ma risulta impreciso. Più preciso Campana all'89esimo quando al fotofinish addirittura di tacco si concede il lusso del pareggio sfruttando nel migliore dei modi l'assist su punizione ad opera di Baldinotti. 2-2 in una partita per certi versi rocambolesca con il San Pietro e Vincoli che ha avuto la possibilità prima di pareggiare e poi di vincere, ma che torna a casa con un solo punto all'attivo. Che sia una ventata di aria fresca questa? Per il momento Freschi non traballa, ma certamente questo campionato per i Verdi sta proseguendo sul filo dello scorso anno. Complimenti anche a San Pietro e Vincoli. In onda del San Pietro, ho sbagliato io, quindi chiedo scusa alla nostra Madame qui. Scaletta avevo messo prima il Russi, invece c'era prima il San Pietro. No, il gol del 2-2 meritava di essere visto per primo. E dopo questo commento mi sono commosso. Cosa andiamo a vedere adesso? Adesso effettivamente andiamo a vedere il Russi Reda.
Il Russi continua a vincere, non si ferma più, la squadra del Ravennate continua ad essere indiscutibilmente leader nel torneo di promozione regionale, seppur non giocando certamente una delle migliori gare di stagione, ma di fronte c'è da dire che c'era un'ottima polisportiva Stella che quasi quasi riusciva a strappare l'impresa sul campo della capolista. L'inizio di marca locale con Temeroli, ex portiere del Rimini Serie B, bravo ad uscire su un benvenuti. Da corner il Russi subito a inizio gara trova la marcatura d'opera di Leoni, bravo a incunearsi nell'area di rigore e nell'anticipo sul diretto marcatore. La squadra di casa poco dopo vorrebbe un penalty non assegnato al direttore di gara nell'occasione ben appostato. Sul capovolgimento di fronte Casadio viene chiamato alla respinta sulla botta di Vucai. In contropiede altra occasione sprecata dai padroni di casa con Gualanti che deposita la sfera al lato. La Stella non sta a guardare ma la conclusione da dimenticare è quella di Angelini, stessa cosa per Coralli che non inquadra il bersaglio mandando le squadre anzitempo negli spogliatoi. Nella ripresa i russi parte forte con la voglia di chiudere il match ancora in discussione, ma sul più bello Alvieri svirgola il pallone. La Stella ci crede, prende atto della situazione e con Vucai va vicinissimo al pari, ma Casadio si mostra davvero un dio per la porta dei russi, blocca anche questa. Ma se Babini, con affetto dal pubblico locale chiamato Bobo, ossigena come i capelli anche il pallone del possibile 2-0, ecco che dall'altra parte la Stella non si spegne, ma si accende con una punizione che lambisce il palo. Sul traversone dalla destra Vucai manca l'appuntamento con i gol, ma la Stella illumina il finale chiedendo un penalty che non viene concesso. A questo punto si alza l'urlo dei tifosi di casa che possono festeggiare con i propri beniamini l'ennesima vittoria di una squadra forse troppo forte per tutti. Allora, finiamo il commento mentre chiedo alla regia di mandare in onda il prossimo turno con il nostro Giacomo. Il Russi è primatista assoluto, veramente ne ha vinte tantissime, 9 gare già in questo avvio di campionato. La Stella ieri ha fatto comunque la sua onesta prova e, perché no, ha cercato anche di portare via un punto sul campo della capolista. Sì, che ci poteva anche stare. Adesso questo, l'ultima azione sicuramente non era a rigore, però ha avuto le sue occasioni anche per pareggiare. Il Russi ieri non ha fatto una delle sue partite migliori, però una volta in vantaggio fin dall'inizio ha portato a casa questi 3 punti che, come hai detto te, portano alla nona vittoria e 2 pareggi. Veramente sta facendo largo veramente con la seconda. Reda Russi e Tropical Coriano San Pietro in Vincoli il prossimo turno, queste sono le 2 partite più belle e spettacolari da vedere che consigliamo ovviamente di andare a vedere. Tu Giacomo sarai impegnato invece in casa con il Bellaria. Allora, io direi di rientrare in studio, non ce la faccio più stasera, sono molto raffreddato, quindi si nota. Allora, facciamo una cosa, andiamo un attimo in pubblicità per 1 minuto e mezzo, poi rientriamo, lasciamo la parola alla nostra Veronica, interrogatorio con Mastroianni, tutto sul Gabice Calcio e anche su Nuova Firtia. Via! Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento, qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa, una città degli abiti da sposa. Tu pensa, che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che, unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Diamante 9 Pizze è il nuovo forno elettrico che garantisce elevate prestazioni, mantenimento costante del calore, risparmio energetico e un ottimo design a seconda dell'arredo e delle esigenze del locale. Diamante 9 Pizze assicura ottima cottura delle pizze, sfornandone 100 in un'ora. Un comodo pulsante per apertura e chiusura elettrica del vetro di protezione e una gestione semplice delle operazioni dal quadro comandi. Forni Diamante, puoi acquistarli e provarli presso IGF Forni Italia, in via Leontina, località Pianacci, Pietracuta di San Leo. Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri.
e se vuoi puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Arriva un messaggio anche da Pietracuta, salutiamo ovviamente tutti gli amici che ci seguono già dallo scorso anno, un salutone, comunque stanno facendo un grandissimo campionato come del resto lì. Tra poco andremo ad analizzare proprio il momento dei rossoblù assieme al nostro Lucio e assieme alla sua Egea, e ovviamente andremo a vedere anche il servizio del Nuova Penta. A te la parola Veronica adesso. Ebbene sì, ci spostiamo al di là del tavolo dove andiamo a vedere quello che è successo invece nel campionato di promozione girone a Marche, dove siamo giunti alla settima giornata, più o meno a metà del girone di andata, e vediamo Audax Piobico Vigor Senigallia 0-1, Gabice Gradara Valfoglia 3-1, andremo a breve a vedere il servizio. Ilario Lorenzini passa Tempese 1-1 e Laurentina Atletico Alma 1-2, si ferma la striscia positiva della Laurentina. Moia Vallesino Olimpia Mazzocca 0-1, Osimana Belvedere 1-0, seconda sconfitta consecutiva per l'FC Senigallia ad opera questa volta del nuovo Real Metauro, mentre Villa Musone Vigor Castelfidardo viene invece rinviata. Andiamo a vedere anche la classifica. Sì, arriva a piccoli passi, eccolo qui. Eccola qui, dove troviamo l'Olimpia Mazzocca per ben tre giornate in testa alla classifica con 16 punti, seguita subito a ruota dal Gabice Gradara con 14 punti, in zona playoff anche Ilario Lorenzini 14 punti, Moia Vallesina 13 e Vigor Senigallia 12. Segnaliamo la Laurentina con il miglior attacco, 14 reti messe a segno. Chiudono invece la classifica il Vigor Castelfidardo e il Belvedere con 4 punti. Diamo anche qualche informazione a livello statistico: la miglior differenza reti, quella dell'Olimpia Mazzocca 8, che ha anche incamerato il maggior numero di vittorie. Il miglior numero invece di sconfitte, quello dell'FC Senigallia, solamente una. La peggiore difesa invece quella del Real Metauro con 15 reti incassate, mentre il Gabice Gradara praticamente ha conquistato gli stessi punti, 7 sia in casa che in trasferta, quindi per il momento è piuttosto equilibrato. Il capocannoniere del girone è Caprini della Laurentina con ben 6 reti all'attivo. Questo è quello che è successo nella settima giornata di campionato promozione girone A. Allora, prima di interrogare i nostri ospiti e di parlarne, direi che, Daniele, possiamo andare a vedere quello che è successo con la matricola sempre più terribile, Gabice Gradara. Vediamo il servizio. Ritrovare la vena realizzativa tra reparto offensivo è così stato. Il Gabice Gradara sconfigge sul manto del Gimaggio un cuoriaceo Valfoglia che ha saputo vendere cara la pelle grazie alle reti del ritrovato William Muraturi e la doppietta di Alessandro Rossi. Cagini schiera gli stessi 10 giocatori della gara con l'Atletico Arno, al posto di Arduini ritrova la casacca da titolare Cesaroni. In avvio contesa equilibrata, all'11° calcio d'angolo di Costa che trova Rossi spizzata di testa ma di poco a lato. Al 15° punizione di Muratori, Cesaroni inzuccata che si spegne sul fondo. Al 20° si fa allora vedere il Valfoglia, Gambelli per Feduzzi, Palazzi si distende. Minuto 28 ancora, ospiti in percussione, Bastianoni entra in area, protegge la sfera e dalla linea di fondo mette in mezzo per Feduzzi che manca l'aggancio, poi Roselli trova pronto, Palazzi. Ancora biancazzurri pericolosi, Rossi prova la rovesciata in due tempi, Palazzi senza problemi. Al 30° Muratori viene atterrato in area da Angelucci, cartellino giallo per il portiere ospite e penalty per gli adriatici. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Muratori che sigla la sua prima rete in questo campionato di promozione girone A. Gol con dedica alla sorella Martina presente in tribuna. Sul tramonto di primo tempo altra ottima chance per il rossoblù con Terenzi che di controbalzo non impensierisce però Angelucci. Stessi 22 in avvio di secondo tempo che si apre con la traversa colpita da Valfoglia. Cambio di fronte al 6° minuto e Rossi a siglare il 2-0 con un potente destro la cui traiettoria risulta imprendibile per l'uno ospite. Il Gabice Gradara subisce però una flessione dopo appena 3 minuti, arriva la rete di Roselli. Altro rischio per gli adriatici al 10°, Ferrani pulisce l'area. I locali si scuotono al 24° e ancora Alessandro Rossi ad apporre la propria firma nel tabellino marcatori. Prima doppietta stagionale per l'attaccante rossoblù. La dedico
alla mia compagna che è incinta, e quindi il 27, intorno al 27 di gennaio, dai, se tutto va bene, diventiamo mamma e papà, e quindi la doppietta è tutta per loro. Locali non domi, al 32esimo ci prova Muratori, che al 41esimo è invece costretto dietro la lavagna. Per lui doppio giallo per questo presunto fallo. Ultimo avvenimento prima del triplice fischio, al G-Magica Bice Gradara batte Valfoglia 3-1, secondo posto in classifica per il rosso-blu, prossima sfida domenica in casa della Passatempese. Primo tempo siamo riusciti a trovare la marcatura del vantaggio, grazie a Willy Muratori, però non, tra il primo e il secondo tempo gli ho detto ai miei ragazzi che non ero contento, anche se vincevamo 1-0, perché non stavamo facendo quello che prepariamo in settimana. Dopo il secondo tempo un pelo meglio, però non sono contento, perché io a loro li parlo sempre di massima prestazione, e secondo me possiamo fare meglio. Ebbene. Eccoci, allora siamo ritornati in studio. Allora il nostro Giacomo diceva doppietta di Rossi perché sono due gemelli. Io ho capito così, poi non lo so, però da quello che ho capito ho fatto la doppietta perché sono due gemelli. Può essere, ormai diremo. Comunque è molto importante che il bomber Rossi si sia sbloccato, perché fino a ieri aveva fatto solo un gol, ieri avendo già fatto la doppietta riparte, e spero che porti il Gabice Gradara il suo contributo come ha fatto l'anno scorso, molto ecco. Importante. Chiedo intanto alla regia se sono possibili le immagini intanto della festa di Halloween che si è svolta settimana scorsa, sempre per quanto riguarda il Gabice Gradara. Allora Giacomo, questo Gabice Gradara sempre più matricola terribile, secondo posto dopo sette giornate, insomma, mantiene, diciamo così, il posto, insomma, ecco. No, infatti, molto bene, il Gabice Gradara sta facendo molto bene, anche perché io non lo conosco benissimo questo girone, però da quello che ho capito e gli addetti al lavoro danno per tutti l'Olimpia Marzocca è la favorita per eccellenza, e infatti ieri si è sbarazzata in trasferta nel Big Match contro Lorenzini, e quindi è riuscita a prendere la vetta. E quindi mantenersi al secondo posto veramente per il Gabice Gradara è veramente un grande risultato in questo momento. Ecco, Saverio, so che nella tua carriera hai avuto anche tu una parentesi marchigiana, giusto? Più di una. Ecco. Più di una, sono stato a Grottammare, Iesi, Monte Giorgio e anche a Cingoli, tanto tempo fa. Come ti sei trovato e che tipo di campionati hai vissuto? No, nelle Marche mi sono sempre trovato bene, sinceramente. Poi il campionato è stato sempre molto elevato, molto tecnico, dove comunque per l'eccellenza è difficile trovare, perché comunque è una regione dove puntano a giocare magari meno duro a livello agonistico rispetto al sud, però insegna comunque tanto, i mister sono preparati e gli ambienti sono un po' più caldi, si sta bene le Marche. Senti, abbiamo visto nel servizio che si sono sbloccati i bomber del Gabice Gradara, cosa rappresenta quindi segnare per un attaccante? Per un attaccante è inutile fare troppi giri di parole, è la cosa più importante, perché tante volte a me capita di giocare bene, ma se non segno c'è sempre quella cosa lì che mi passa per la testa, quindi per l'attaccante il gol è tutto. Ecco, Lucio, Gabice Gradara che ha la seconda migliore difesa, quindi investe anche un po' di difensore, invece ti chiedo, per te cosa rappresenta invece comunque un primato, comunque un ranking così importante? Beh, sicuramente è un primato molto importante, perché dalla difesa, dalla fase difensiva, poi non dalla difesa, parte tutto quello che si può costruire a livello di obiettivi per una stagione, una squadra che prende pochi gol, se comunque sia, vedo che c'è William Muratori, comunque è un ottimo attaccante, un ottimo giocatore, qualcosa di buono poi si riesce sempre a costruire. Ecco, mentre chiedo intanto alla regia di mostrarci il prossimo turno, se non è già passato, eccolo qua. Lucio, invece ti chiedo, hai mai pensato, per quanto ti riguarda invece, a qualcosa, insomma, un'esperienza nelle Marche, nel campionato marchigiano? No, non ho mai preso in considerazione. Stai bene quindi, sto dove bene, sei sì. E ti trovi come bene. A casa.
Fammelo portare via da Righini, che dopo chiamo in trasmissione il Sarrabia. Già Giacomo cerca di fregarsi i giocatori. Comunque io ho una notizia importante di mercato, la posso subito, dare? Certo. Benissimo, vai. Allora, Mastroianni, non sto scherzando, da Nuova Fita mi hanno preso in parola, mi hanno già detto che ti devo ingaggiare stasera, ecco, che devo tornare posto con te. Quindi vedi tu cosa vuoi fare, Giacomo non... no, è già fatto. E Halloween, questo è uno scherzo, no, l'ho no, capito subito. Sì, seriamente. No, prima dovevi dire dolcetto, scherzetto, così non va bene, subito lo scherzo non va bene. Dai, adesso entriamo nel vivo, così ti faccio divertire un po'. Andiamo a vedere adesso il campionato di prima categoria, girone H, con i risultati, leggere tu Veronica, io non ce la faccio più stasera. Vai tranquillo Daniele, prego. Siamo alla nona giornata, dove troviamo lo Junior San Clemente bis Nova Feltre a 4-2, andremo a breve a vedere il servizio, Miramare Colonnella 0-1 che tra Morciano Calcio e Igea Marina, Pietracuta Granata 2-0, Real Miramare Poggio Berni 4-1, 1-1 tra Romagna e Spontricciolo, 3-3 invece tra Sant'Ermete bis Misano, Villalta Verucchio 1-2. Diamo uno sguardo anche alla classifica e sottolineiamo che il capocannoniere del girone per il momento è docente del Real Miramare con 9 reti. Troviamo il Real Miramare, Igea Marina, Pietracuta a 17 punti, seguiti anche qui davvero in un fazzoletto di punti da Sant'Ermete 13, Spontricciolo 13, a chiudere il ranking Romagna 8, Poggio Berni 6 e Villalta 2. Ricordiamo che sono 26 le reti che sono state segnate in questa giornata. Ti ringrazio per aver letto le ultime 5 della classe, dove c'è anche in Nuova Feta che noi seguiamo in presa diretta. Allora, andiamo a vedere appunto quello che è successo ieri sul campo di Sant'Andrea in Casale tra Junior San Clemente e Nuova Feta, poi entriamo in studio, ascoltiamo Lucio e il nostro Saverio. Servizio. Il Nuova Feta non sa più vincere, infortuni a parte, l'ultima volta che i gialloblu hanno conosciuto il successo è stato tra le mura amiche con la Polisportiva Romagna. A San Clemente ancora una volta arriva una squadra decimata dalle assenze, ma questa volta la legge degli infortuni vale in parte, perché sia farsi male sia da soli non puoi cercare come alibi sempre quello che si chiama fortuna o riparare il corner usufruendo della parola magica assenze. A farsi male nei primi minuti del match pare essere il San Clemente, che dal corner di Rinaldi con il proprio difensore impensierisce la porta difesa da Montalbano, che da bravo commissario evita i pericoli. Sul proseguimento dell'azione lo stesso Rinaldi pennella per Cupi, che di testa mette al lato. A 19esimo i padroni di casa trovano il vantaggio. Sul cross di Baffioni Argilli realizza di sinistro dal limite dell'area piccola, lasciando scampo all'incolpevole Spadazzi. La risposta del Nuova Feltria è affidata a questo tiro cross di Sebastiani, che si spegne al lato. Più decisivo Stefanelli, che con una cannonata delle sue buca la rete, raccogliendo il meritato abbraccio dei compagni. La prodezza merita il replay. Sul fine di prima fase di gioco accade l'inverosimile. Azione da Moviola, considerando la velocità con la quale avviene, con esito finale un tiro sporco, lento e velenoso che beffa Spadazzi. Girometti forse non ci crede neppure lui. Squadra a riposo sul risultato di 2-1. Nella ripresa, dopo un'azione manovrata, arriva il triste San Clemente. Questa volta il tiro dalla distanza con l'impreparato Spadazzi, leggermente avanti rispetto alla linea di porta, con Pecci libero di esprimere la propria gioia. In Nuova Feltria, dall'altra parte, si fa vedere con un traversone svanacciato da Montalbano, mentre all'ennesimo affondo ospite Spadazzi risponde da gran campione, mettendoci il guantone nell'evitare la quarta marcatura. Quarto centro, però, che arriverà poco dopo. Uscita bassa dello stesso numero uno ospite su una punizione tutt'altro che irresistibile, con il conseguente abbattimento di Gabrielli, che rimane steso in area di rigore, mentre Ricci, poco fuori, è pronto ad approfittarne. Il poker fa malissimo a Nuova Feltria, quanto faccia male ce lo spiega lo stesso tecnico Dennis Guerra. Quando prendi un destro e poi prendi subito un sinistro dietro è difficile reagire, e non facciamo in tempo a rimettere in ordine le idee dopo l'1-0 e subiamo subito il 2-0, quindi poi alla lunga, alla fine della partita viene fuori il cuore ed è una cosa tra virgolette positiva. Dobbiamo soltanto lavorare, non possiamo permetterci di allentare e continuare a lavorare, continuare a cercare di recuperare da questo periodo nero. Gabrielli nel frattempo lascia il campo anzitempo. Il finale è tutto di marca ospite, con una punizione di Fraboni, tra l'altro a rientro, agguantata sulla linea di porta da Montalbano, e poi con Stefanelli, che è abile a procurarsi questo rigore con la scaltrezza di un vero ariete. Argilli non è d'accordo, ma Stefanelli sì, dal dischetto firma il 2-4. Il match si accende per qualche minuto, ma si chiude definitivamente quando Raffelli spara da posizione defilata in bocca al portiere. Finalmente a questo punto il DS Fernando Aratari può manifestare la propria felicità. Abbiamo
sono riusciti a sentire appunto la dichiarazione di Fernando, ma riparleremo, già c'è il servizio su YouTube. Volevo un attimo, se me la passate, regaliamo anche una soddisfazione alla squadra juniores del Nuova Fretta, andando a vedere il gol di Dallara che ha deciso il derby per quanto riguarda la formazione juniores, ecco, un'azione nata sulla sinistra, qui siamo allo stadio comunale di Secchiano, traversone al centro dove comodo arriva di piatto il centrocampista offensivo Dallara che insacca alle spalle del portiere del Verucchio. Questo per quanto riguarda la formazione juniores, partita derby giocato sabato sera con la sabato pomeriggio con la vittoria del Nuova Fretta. Rientriamo in studio perché voglio sentire Lucio. Allora, domenica giornata importantissima perché sarà finalmente inaugurata la nuova tribuna. Ci sarà sì l'inaugurazione della nuova tribuna, prima con partite dei nostri bambini nel settore giovanile, e tra l'altro giocheremo contro il San Clemente, che abbiamo visto adesso nell'immagine, una squadra che abbiamo incontrato in Coppa recentemente, una squadra che ha ottimi giocatori e ci ha messo comunque in grossa difficoltà, quindi sarà una bella partita. Chi è più forte tra Real Miramare, Giammarino e Pietracuta? Lo vedremo alla fine. Qual è, mi dicevi prima che il Morciano è stata la squadra che vi ha messo più in difficoltà, però questa onestamente tu già avevi conosciuto il campionato di prima categoria, questo rimane secondo me il torneo più difficile degli ultimi anni, vedendo l'equilibrio che c'è in questo momento. Questo è un campionato molto equilibrato, perché come dice il Morciano è una squadra che ci ha messo comunque in difficoltà domenica, è una partita che siamo riusciti a vincere, abbiamo trovato il gol subito nei primi minuti e poi siamo riusciti a portare a casa una vittoria comunque soffrendo in certe occasioni, abbiamo avuto occasioni per raddoppiare, però comunque per me il Morciano rimane un'ottima squadra con ottimi giocatori e sono sicuro che risalirà dalla posizione in cui la vediamo adesso. Fino a domenica scorsa eravate la squadra l'unica imbattuta del campionato, poi avete perso neanche a farla apposta proprio per dimostrare l'equilibrio che c'è in questo girone con il Granata. Qualcuno ha dato la colpa al campo più piccolo rispetto al solito? Diciamo che sì, il campo è più piccolo, però comunque sia stata una partita che non abbiamo interpretato come doveva essere interpretata. Sapevamo che tipo di avversario andavamo a incontrare e dovevamo adeguarci a questo tipo di avversario, così non è stato e abbiamo perso la partita. Lo Sponticciolo possiamo dire che è la sorpresa di questo torneo, togliendo le prime tre della classe? Assolutamente, sì. L'idea che ti sei fatto del Pietracuta, in base anche alla tua esperienza, è una squadra che può lottare fino alla fine, secondo te, vincere il campionato? E secondo me sì, secondo me il Pietracuta è un'ottima squadra, ma lo dimostra comunque poi tutti gli anni. È la più forte in assoluto secondo te, Morciano? In questo momento forse Miramare, Real Miramare. Perché non dici Igea? Io voglio sentire Igea, sto cercando di... Allora, tu Mastroianni, non ti nascondo, perché hai visto che quello che ha fatto Stefanelli, tu e lui assieme siete già una coppia, già preso per il Nuova Fretta, mi dispiace Giacomo, è già fatta. No, che la coppia ci può anche essere. Uno però va lontano, l'altro fa gol perché ha detto l'area di rigore, è già fatta la coppia, dai, su, allora, vedere Stefanelli, anche Stefanelli mi ha già detto lui che sta bene col bianco-azzurro. No, ti stai sbagliando, però va bene. Va bene, andiamo a vedere anche il prossimo turno, così vediamo un po' le sfide che ci sono in programma. Bene, a te la parola perché non ce la faccio più davvero con la voce. Ebbene sì, troviamo Colonnella Real Miramare, Granata Morciano, Igea Marina Junior San Clemente, Spontricciolo Miramare, Verucchio San Termete, Poggio Berni Pietracuta, Vis Misano Romagna e Vis Nuova Feltria Villalta. Lucio, rimanendo su queste squadre che il nostro Papini ci mostra nella grafica, prima abbiamo parlato di sorprese, di squadre che stanno lottando per la vittoria finale del campionato, ma in questo momento, secondo te, chi è la delusione di questo torneo? Lo puoi dire, eh? Io non offendo. È Nuova Feltria. Ecco. Non sei il primo che lo dice. Giacomo, secondo te? Lo puoi dire, dai, Mastroianni intanto arriva. È già fatto. No, il Nuova Feltria, così impari. Perché no. non puoi portarmi via il bomber, no. Va bene, allora ricordiamo anche i prossimi appuntamenti, ricordiamo che tra poco tutto per quanto riguarda il Rimini Calcio, con Renzo Baldisseri approfondiremo un po' il punto per quanto riguarda il campionato d'eccellenza, prima Giacomo ricordava appunto anche la Marignanese con il neo allenatore Montalti, vinceva fino a un minuto alla fine e poi si è fatta agguantare e poi appunto la batosta del Rimini ricevuto in quel di Faenza. Qualche curiosità finale, Saverio, a parte gli scherzi adesso... Bellare, tu hai già parlato per quanto riguarda l'impresa, sarebbe un'impresa quella di potersi salvare, ma in questo momento non lo tenere nascosto. Hai ricevuto anche delle offerte da altre squadre di categoria superiore? No, sto pensando solo a Bellare, sinceramente sto pensando solo a lavorare e a cercare di portare questa squadra insieme ai miei amici, allo staff tecnico e tutta la società a dicembre in una posizione dove siamo un po' più tranquilli e ripartire alla grande magari anche col mercato che
è sempre lì magari che ci può dare una mano, però sperando che comunque arriviamo a dicembre dobbiamo arrivare comunque in una posizione dove possiamo veramente cercare di fare qualcosa di importante. Quindi sto pensando solo a questo in questo momento. Il ricordo più bello del tuo percorso di carriera, dato che hai giocato un po' a nord e un po' a sud, hai giocato anche nella mia Isernia? Ho giocato, tra virgolette, molto più a nord e al centro Italia. E il ricordo più bello, guarda, io mi sono legato a tutte le città, sinceramente, perché ho trovato qualcosa da imparare in ogni posto. Diciamo che quando vinci sono sempre i ricordi più belli, quindi a Trento diciamo che è un ricordo importante, anche a Riccione stesso era il primo anno che venivo così un po' più a nord, è stato un anno dove abbiamo fatto la Serie D con tanti giovani, là ho capito che veramente ero fatto per questa vita, quindi avevo solo questo in mente, quindi ricordo un po' più bello. In maniera telegrafica, dato che non mi hai risposto alle domande di mercato, parteciperai alla prova del cuoco con il nostro Giacomo Alpini? Farò il secondo io. Perfetto. Bene. Bene, siamo ai saluti finali. Grazie a Veronica Lisotti. Grazie a voi. Come sempre, lunedì 19:55, appuntamento con Calcio di Rigore. Grazie al presidente del Bellaria, Giacomo Alpini. Ciao a tutti. Grazie a Saverio Mastroianni, attaccante del Bellaria, ancora per poco. Ciao a tutti, buonasera. E grazie a Lucio Della Motta, capitano e difensore dell'Igea Marina, anche ciao lui ancora per poco. Ciao a tutti. Buonasera. Vabbè, ci vediamo tra poco con Sport Hub. Grazie ancora.